E quando meno te l'aspetti, dietro la parete, ci stanno i diamanti! Ci stanno i diamanti! Perché intorno alle buste ci stanno i diamanti! Wow! Ciao a tutti ragazzi, qui Alec, oggi siamo qui, finalmente tornati sul mondo di Alec. È giovedì, è giornata di Minecraft. So che lunedì non è uscito il mondo di Alec, ma è uscita il primo episodio sulla CTM Atmosphere con Ferrix. Chiunque non l'avesse visto, dato che quel giorno YouTube aveva un po' di problemi di feed, lo andasse a vedere, trovate il link qui sotto in descrizione, qui in alto sulle schede. Insomma, è l'ultimo episodio che è uscito di Minecraft. Sostenete anche le CTM perché sono belle da portare. Magari se votate qui in alto a destra, c'è anche un sondaggio, trovate. Dite se preferite che facciamo un episodio del mondo di Alec e una CTM ogni settimana, oppure preferite che la CTM sia una settimana sì e una settimana no. Quindi una settimana trovate solo un episodio del mondo di Alec, poi la settimana dopo un doppio episodio del mondo di Alec e poi la CTM torna dopo 2 settimane. Quindi una settimana sì e una settimana no, introduciamo la CTM, quella con Ferrix, che adesso ormai finiamo. Quindi ditemi voi che cosa preferite. Se non l'avete vista, andatela a vedere e supportatela. I like che avevo chiesto li abbiamo raggiunti, ma le visual sono veramente basse, quindi aiutatemi. Allora, oggi, come avrete letto al titolo, sarà giornata Gathering Resource. Perché Gathering Resource? Perché non abbiamo un cazzo di diamante, non abbiamo un cazzo di niente. Abbiamo finito tutto il ferro per fare i mob spawner di ragni, che adesso andiamo a vedere come ho sistemato. Però prima, dato che ho 28 livelli, perché lì si farma di Dio, e ho già incantato diverse cose, perché sì, voglio andare a fare un altro po' di incantamenti con voi in live. E volevo fare un altro paio di livelli, se qui spawna qualcosa. Nel frattempo che spawna qualcosa, mettiamoci qui. Come vedete lì la zucca, per chi non l'avesse vista, l'avevo già fatta nel scorso episodio. Qui la torre ancora devo modificare la seconda, lo so, lo farò prima o poi. Poi per il resto modifiche niente. L'unica cosa che ho modificato all'ultimo episodio sono proprio i mob spawner di ragni che li ho sistemati. Adesso il progetto qual è? Oggi fare risorse, trovare più diamanti possibili, anche perché vedete che il piccone questo qui con... vediamo un attimo, questo piccone ha... Fortuna 3, efficienza 3. Questo cazzo di piccone deve assolutamente essere riparato. E anche la spada, perché comunque affidatezza di saccheggio 1 contro colpo 1 è buona. Quindi mi servono diamanti per riparare e soprattutto tanto tanto ferro e oro. E i diamanti ovviamente li scaverò con questa, anche se tanto non è finita del tutto. E poi il progetto qual è? Farm di slime, fabbrica di binari, perché voi mi avete detto che i binari non si poteva più fare, invece si può fare, perché in 1.10.2 Zanzo ce l'ha la fabbrica di binari infinita, così poi faccio il collegamento dello spawn di ragni fino alla nostra base e poi andiamo a fare il collegamento anche al più vicino villaggio dei villaggeri e portiamo dei villaggeri anche qua, facciamo la farm di ferro, facciamo tutto il dio mondo di Minecraft. Però dobbiamo prima avere i materiali. Qui sono cascati degli scheletri nel frattempo. Andiamo a fare un po' di exp, ma questa exp, in realtà ragazzi, l'exp conviene assolutamente nel boss spawner di ragni, qui se ne fa veramente poca e bisogna aspettare comunque tanto, lì invece spawna una manetta. Ne ho fatto 28 livelli, calcola, mo vi porto lì, faccio vedere io lì, se aspetto un minuto quanti cazzo ne spawnano. Andremo a scavare nelle nostre miniere. Allora qui il meccanismo com'era già molto scordato, là questo si sblocca, ecco questa si apre, giusto? Sì, ok. Il nostro passaggio segreto per le dimore, per le... sì, vabbè, ciao, per le miniere de Moria, lol. Ok, qui abbiamo la bislazzoli, sì che li abbiamo. Qui abbiamo libri, voglia. Allora abbiamo, ho fatto potenza 3 e affilatezza 3, ho rimediato. Poi impatto 1, protezione proiettili 2, affinità all'acqua. Qua c'avevo questi qui. Chi mi aveva detto che l'avevo trovato in creative? No ragazzi, ho solo unito 2 libri, potenza 4, anatema 4, non ho trovato così. E però devo un attimo vedere quello che fa, quello che non fa. Vabbè. Allora, intanto incantiamo libri, poi studieremo sta cosa. Questo episodio non è per quello, però volevo togliere un po' dei livelli, dato che andrò lì e livellerò di nuovo. Allora, che ci offre? Che ci offre? Flagello per gli antropodi 2. Potenza 1, un altro potenza 1 io direi di prendercelo. Ok, poi che ci offre? Atterraggio morbido, protezione proiettili 3, questo è buono. Questo è buono, questo è buono. Poi vediamo, what? Ah, vediamo un altro libro. Anatema 2, flagello antropoli 2. Anatema 2 prendiamocelo, dai, può sempre servi utile. Sì, sto sprecando livelli a caso, ma sti cazzi, so mette tutto nei libri. Chi ci dà è qua, protezione 2, efficienza protezione 2, prendiamolo, buono.
Sto cantando cose a manetta, ve le faccio vedere perché poi se no mi dite che poi io le fondo, le cose, tengo cose che poi... Oh, efficienza, finalmente un'efficienza. Ottimo, vorrei un'altra efficienza, per favore. Così poi... affilatezza 1 è un po' bassina. Fino all'acqua già ce l'ho. Dai, su. Sono sempre questi, me damo finché non... Vabbè, devo dar cazzo a me affilatezza 1. Dai, su, dammi qualcosa di buono. Ah, perché comincio a vederlo 18, merda. Protezione 1, vabbè, famo questa e basta. Dai, siamo scesi al 17, mo risalimo. Un po' dei libretti incantati, vai. Continuiamo. Ah, grande, raga. Continuiamo a accumulare libri, poi vedremo quelle varie fusioni che cazzo si può fare, ma studierò io. Magari faccio un episodio dedicato apposta in cui si famo tutto armamentario di Cristo. Io direi di andare a fare pure il giro della farm qui sotto. Le pecore e mucche sono cresciute. È ora che bruciate, ragazzuole, eh? Non si fa così, su. Bruciata, papà, su. Brave. Ecco, datemi i drop. Che è? Vai, vai, vai. Carne, carne. Ok, però bisogna pure annaia ridà da magnà. Qua. Dove cazzo sta il grano? What? Ah, ecco. Ok, intanto mi serve 10 di grano. Perfetto. Allora, attiviamo l'acqua. Così. Damogli da magnà. Dovevo scendere a 1 di grano perché so precisamente 10, quindi... Dai, su, ok, 1 di grano. Quindi i piccoletti scendono, bravi, ricrescete, bravi. Questa andiamo a posare, olè. Qua non è ancora pronto. Qui la canna a zucchero la dovremmo fare. Non me va mai, però tocca falla. Vi faccio vedere che faccio le cose pure in live, perché sennò poi mi ritrovo con 6 miliardi di materiali fatti sempre off camera. E mi dite, che sono sicuro che usi la creative perché sei un ragazzo cattivo, capito? Tu bari su Minecraft, sei veramente non... uno squallore. Uno squallore, cosa sto dicendo? Ok, ho la carta infinita. Porca... Vabbè, ti è posa. Fanculo, un foglio, povero. Io direi che si può prendere pure un po' di cibo, dato che non ce l'ho. Non si sa perché non ho cibo. Ah, mi manca il cibo, sì. Infatti ce n'ho poco. Ce n'ho veramente poco. A me magna un pollo, va. Allora, vado a tagliare il pezzo, raga. Oh, porco. Ma che cazzo è questo? Ma che cazzo ci fai qua, oh? Oh, non c'ho lo scudo, dai, please, please, oh. Please, oh, please, oh, crepa. What the fuck? Ma che cazzo è? Sti scheletri overpower che giorno e sovvivi. Dio, non c'ho manco il caschetto, ma che cazzo è sta mamma? Ma che danni fa, oh? C'aveva il cazzo incantato, regà. C'aveva il cazzo incantato. Aspetta, dove sto? Ecco lì, a posto. Che cazzo di foresta ogni volta appariva sta merda dei mob spawner. Ah, che eravamo spuntati qui con le scale, vi ricordate? Ecco, ho dato un po' un'aggiustata, eh. Non è che qui le scale ancora devo fare un po'. Ho messo una cifra di fiaccole e ho messo tutte scale così, quelle vere, così almeno scendiamo easy. È una cifra profonda, ragazzi. È una cifra in profondità, non pensavo. Come vedete, stiamo a scendere parecchio. Una svaria, cazzo. Una svaria proprio, ma che è? Oh. Ah, eccoci. E qua tutto il legno, ragazzi. Ho fatto un lavoro enorme. Ho disboscato 6.000 foreste, ragazzi. 6.000 foreste. Però guardate che bello che è venuto. Qui abbiamo messo il vetro, così almeno è visibile. Spawnano anche più facilmente. E qua ho fatto questa decorazione così perché mandava, era figo. Che è questa esperienza, che sta là buggata. Dei ragni morti, che poi non mi arriva, guardate, non mi sale, eccoli, cominciano a spawnare a manetta, attenzione, ricascano i ragni. E questo è tutto l'esterno, vedete, cioè, per ucciderli sia da una parte che dall'altra. Che è questa esperienza? Che fluttua! Ok, qua le pareti ancora devo finire, non c'ho abbastanza legno, qui ancora esperienza. Che è un bug grafico, cos'è? Guarda, un momento di esperienza, dai, vola, l'esperienza vola. È lì, buggata. Vabbè. Qua abbiamo una marea di rifornimenti, di ragni e cazzi vari. Guardate qua quanti cazzi. Ok, qui sono già 4 ragni. Perché poi muoiono, ragazzi. Perché loro salgono, poi ricascano, salgono e poi alla fine muoiono. E quindi niente, l'ho fatto così, ragazzi. Il mob spawner. Spero che vi piaccia. Scrivetelo nei commenti. Fatto così. Penso che abbia un buono stile così. È figo, è fatto bene, è figo. Ora devo finire di fare le pareti in legno a quello perché non c'avevo abbastanza legno. Avevo portato una svaria, ma non è bastato comunque. E qui è una farm ed expo assurda. Qui, ragazzi, se mi metto ad aspettare 5 minuti, in questo punto si riempiono tutte e due le stanze di ragni, ragazzi. Ma veramente tanti ragni. Cioè, guardate già quanti ce ne stanno. Sono arrivato da poco. Già, guardate quanti ce ne stanno. Che poi con i vetri si vedevo bene.
che poi loro risalgono, capito? Fanno un po' i stronzetti. Comunque, ragazzi, torniamo in base, taglio il pezzo e così andiamo in miniera, su. Ok, ho posato questa roba qua dentro, poi la dovrò recuperare. 51 libri, ne devo ricordare. Vabbè, stanno lì comunque. Allora, mangiamo un po' il letto, ci abbiamo 20 polli, dovrebbero bastare avanzare. Mazza, però quanto recupera poco il polletto. Ma carne cotta, cazzo, vabbè che con sta farm ne faccio tipo le tonnellate, eh. Però, e allora. E il problema qual è? Noi abbiamo del ferro già con noi, il che è buono. Abbiamo delle stecchette per fare altra roba. Io direi di prendere un pochetto di legno prima di andare. Ok, direi che 6 così va bene, tanto ce l'abbiamo già un po'. Questa è per risalire, questa è la discesa rapida. Io spero che funzioni ancora tutto. Ok, perfetto. Lì dall'episodio di Yakitale sono rimasti ancora i fiori. Non sono più tornato in questa miniera. Qua abbiamo fatto la gara con Yakitale a chi trova i diamanti. Quindi io direi che mi crafto un po' di roba e taglio il pezzo. Allora lì si sta cuocendo un po' di ferro, così poi mi faccio altri picconi. Intanto qui allarghiamo con quello che ho fatto di piccone. E niente, mi allargo e poi iniziamo la nostra ricerca e taglierò parecchi pezzi, ragazzi, perché sennò l'episodio è noioso e poi non lo voglio fare troppo lungo. Ok, ragazzi, abbiamo fatto un bel po' di picconi, direi che ci dovrebbero bastare. Lì abbiamo allargato un po' e niente, quindi comincio a scavare. Appena trovo qualcosa di interessante. Oh, lava, ma che bello! Il nostro tunnel c'ha. Porco cane, porta in un pezzo. Non possiamo continuare dritto per dritto. C'è una Dove cazzo sto saltando? Allora, mettiamo acqua qua, ok. Allora, qua c'è una pozza di lava, ma che figata, che palle. Ma proprio sto pezzo devo prendere. Mettiamo dell'acqua qui sopra e dovrebbe spengere tutto. Perfetto, ossidiana go go. Ok ragazzi, in pratica il tunnel ricontinuerà da qua. Io ora direi di metterci delle fiaccole e poi cominciare a fare qualche laterale, anche perché un po' di fiaccole, qui c'è qualche spazio, c'è, e là poi si continuerà. Abbiamo arginato quella fossa di merda e via. Quindi andiamo da questa direzione e vediamo. Cioè, so 2 ore che sto scavando, ragazzi. Sta ghiaia inizia tipo da qua, non finisce più. È un banco di ghiaia enorme. Perché no? Oh. Che palle, oh, perché questi non me li va? Oh. Quelli servono comunque per gli acciarini, le cose, le selci per fare le frecce. Quindi in teoria me le prendo, ma è un banco di ghiaia enorme. Ho detto vabbè, lo tolgo, vediamo che cazzo nasconde, ma in realtà è tipo enorme. E questo invece era un cazzo di banco di terra. Cioè io stavo venendo nel mio tunnel, ok, c'è terra, scaviamo, vediamo. Porca troia, terra e ghiaia, non male. Piccone andato e praticamente niente, ho trovato fino a mo solo redstone, carbone, 8 pezzi di ferro e basta, ragazzi. Sto tunnel lo sto scavando da un bel po', però si continua. Ah, qui ragazzi sono arrivato a un congiungimento che probabilmente è il tunnel a fianco che ho fatto l'altra volta, quello con Yakitale, che poi alla fine avevo trovato i diamanti, se non sbaglio. Esatto, l'avevo trovato poco più avanti, quindi io direi da sta parte te lascio a perdere, perché dubito che troverò altri diamanti, e faccio un tunnel dall'altro lato. Pozza di lava anche di qua, porca troia. Allora, mettiamo lì, ok. Questa l'ha incontrata anche Yakitale, come vedete. C'era passato davanti pure lui. Io direi di fare così e tappare questa lava di merda. Ok. E ancora lava, oh mio Dio, comunque. Ok, allora, vediamo un attimo come superare anche questa pozza. Oppure se questa pozza ci porterà dei diamanti, perché qui c'è una mezza grotta. Questo è il tunnel di Yakitale, ragazzi. Qui c'era Yakitale. Esatto. Stiamo procedendo come lui, non ha trovato un cazzo. Vediamo se noi troviamo qualcosa. Ovviamente sì. Finito un secondo piccone. Porco caneo. Sto trovando un cazzo, ragazzi. È tipo già 40 minuti che registro, vabbè. Un'altra grotta e un altro collegamento, probabilmente sì, a Yakitale, che non ha trovato un cazzo. E aveva ragione, perché noi stiamo andando pari passo a lui. Stiamo spostati anche verso sinistra, ma non si trova comunque niente su sta vena. Assurdo, ragazzi. Non sto trovando. Dove sono finiti i diamanti? Se li sono rubati, ragazzi, ci stanno più diamanti. Cioè, ragazzi, finalmente, dopo tipo, non so quanto sto a registrare, ragazzi, ve lo faccio vedere. Sto registrando da 44 minuti. Da 44 minuti. Porca miseria. Adesso rimpiccioliamolo.
I picconi ne avevo fatti 6, me ne è rimasto uno e mezzo in pratica. Non ho trovato un cazzo, finalmente eccoli qua. Ma voglio vedere quanti so. Voglio proprio vedere quanti so. Già ne vedo pochi, già ne vedo pochi. Mica tanto, eh. Mica, ricordiamo che dobbiamo fare col piccone speciale perché ci ho messo già tanta. Quanti so? Mi sa che so parecchietti, eh. Eh sì. So, me sa 5. 5, a meno che non ce ne sta pure qualche altro sopra. No, ok. Quindi andiamoci a metterci il nostro bel piccone. Allora, questo scarta. Allora, che palle, tutte queste. C'ho il pieno, devo andare a scaricare da qualche parte. Allora. Ecco, fammela andare là. Ok, vabbè, avessimo li pio e ciò. Non c'ho gli slot liberi, non ci credo. Ok, ho gli slot liberi, quindi andiamo a fare il primo diamante e ce ne ha dati due. E già è ottimo. E ce ne ha dati tre. Mamma mia. Oh, ce n'è un altro sopra. Oh. Altri tre, nove. Altri tre, 12. No, uno solo. Vabbè, dici Alec, te ne ha date 3 volte 3. E altri due. 15 diamanti su 6 trovati. Yes, sto piccone schiaccia. Fortuna 3, schiaccia. 15 diamanti. Ci ho messo un botto, ma cazzo sei worth. Cazzo sei worth. Cazzo. Cazzo sei fottutamente worth. E niente, da sta cazzo di vena me ne posso pure andare a fanculo, dato che ho fatto 6 km, taglio il pezzo, ci vediamo alle box e via. Allora ragazzi, quindi il resoconto è due tunnel scavati fino a uno ha rinunciato perché siamo arrivati a ok, quindi abbiamo preso solo 27 pezzi di ferro, 5 già ce li avevamo. Abbiamo preso un bel po' di carbone, redstone, mamma mia, l'ho lasciata a un certo punto. La cobblestone comunque accumulata ci serve perché vi ricordo che l'avevamo finita anche se ne ho accumulata un botto anche nello scorso episodio. Poi abbiamo sti materiali, abbiamo un bel po' di ghiaia, ma non so che cazzo ci facciamo mai. Abbiamo la selce, 22 pezzi sono buoni. E io direi che l'episodio tanto verrà molto tagliato e faccio un altro tunnel finché non trovo diamanti e taglio il pezzo fino a lì, ragazzi, così perché mi servono altri diamanti e devo nerdare. Ok. La sfida è con tre picconi e mezzo, trova i diamanti. Let's go, baby! Quindi, what? Allora, qua era quello degli Yekidale, qua avevamo trovato i diamanti. Questo è quello di oggi dove non l'abbiamo trovati, quindi io mi direi di spostarsi un bel po', tipo qua, e tira dritti, raga. Primo piccone andato, era quello a metà, ma vediamo un po', ho già usato un po' pure questo. Cambio piccone, let's go! Oh, finalmente i lapislazzuli, e questi pure li andiamo a fare con il cosetto, perché questi pure sono abbastanza rari e a me mi servono come pane per fare gli incantamenti. Allora, questo blocco lo togli dal cazzo con questo, ok. E questo lo andiamo a scavare così. Io direi che si può fare pure qualche blocco di ferro, perché il ferro ne abbiamo trovato poco. Sta a finire sto piccone, non voglio assolutamente sprecarlo, però almeno. Cazzo, eh. Allora, 59 lapislazzuli, buono. Ne trovi mai, poi quando ne trovi ne fai 59 con una botta. Qua ragazzi, sistema di caverne enormi. Io sto continuo a trovare lava, acqua dappertutto. Mi sono perso pure i tunnel, porco giuda, mi sto perdendo i tunnel. No, non devo perdere i tunnel, raga. Scrivetelo nei commenti, Alec, non fa cazzate, fermate, dove stai andando? Guardando cazzo, sto andando, dove sto andando? Ma che ne so io? Ma dove. Che è quello? What? Vabbè, raga. Ma che è qua? Oh? No, vabbè. No. Io devo tornare indietro, devo tornare indietro, non mi ricordo dove sto. Non mi ricordo da dove vengo, non mi ricordo un cazzo. Merda. Allora, ok, ho ritrovato il tunnel. Ho ritrovato il tunnel, quindi semplicemente dobbiamo continuare e a scavare sul tunnel. Non ci dobbiamo far distrarre. Vabbè, è una presa per culo. È una presa per culo! Guarda quello scheletro, guarda. Guarda quel bastardo. Io direi di scavare su sta pozza di lava, se si trova qualcosa dei diamanti qui, bene, se no no. Che poi mi ho detto, ma che cazzo me la fa fare? Sta ancora qui a cercare diamanti che tanto non ci stanno. E andiamo a rischiare di morire quando ce n'ho già trovati 15. Sta a venire l'episodio lungo un botto. E.
quando meno te l'aspetti, dietro la parete, ci stanno i diamanti! Ci stanno i diamanti! Perché intorno alle poste ci stanno i diamanti! Allora, calma a sangue freddo, mo tocca a Nalli a recuperare. Tocca a Nalli a recuperare, perché? Cioè, voglio dire, i noci de cocco fanno bene alla pelle, fanno bene alla salute. Certo, se te magnavi era meglio. Chissà, conosce sta battuta, scherzi nei commenti, perché è dei profilax ed è... No, c'è uno scheletro là, lo sapevo. Allora, aspetta. Scheletro là, a me non me ne fotte proprio un cazzo lo scheletro là, perché lo scheletro là... Mi fa una pompa. Sai perché mi fa una pompa? Perché io mo chiudo. C'ho i blocchi, capirei. Che mi mancano i blocchi a me. Tiè. Ma davanti ce n'ho. Ah, le ho avuto tutta sta lava. Ah, no, voglio vedere. Pure di qua. Non devono affanculo un po'. Ah, io e i miei diamanti voglio sta. Io e i miei diamanti. Perché voglio vedere quanti so. Cioè, sono solo due. Ma serio? Cioè, solo due? Sotto c'ala. Dimmi sotto... Madonna mia, via, lava di merda. Ah, sotto non c'è un cazzo. Mettiamoli in sicurezza. E pure se so due, potrebbero diventare quattro, potrebbero diventare cinque. Che è sta luce, ah, lava là. Allora, so tre. Penso siano tre perché non siete più un cazzo. So tre per lungo, figo. No, ma raramente trovo cose così. Ma che è tre per lungo? What? What the fuck, mate? Cinque? Quanti sei? Allora, so sei, no? Beh, penso proprio di sì, penso. Che cazzo sta succedendo, raga? What? What the fuck are you talking about? Due, qua... No, adesso mi dovete scrivere nei commenti se avete mai trovato tanto diamante così. Cioè, questi sono 4 e 5, 6, 7, 8 e in altri due qua 10 diamanti. Io ho sentito comunque anche dei banchi da 11, ma io non avevo mai trovato, non ci avevo mai creduto. Con sto piccone quanti ne faccio? Spero che non mi finisce. 3, 4, 8, me ne ha dati 4 quello! 4 pure questa! Ah no, 8, 11, me ne ha dati 3. Uno solo, ok, ci sta. Madonna, altri tre. Altri due. Altri... Altro uno. Altri due, 20. E 21. No, vabbè, dai, c'è un numero da di 4, ragazzi. 21 diamanti con un blocco da 10. Sbim! 21 più 15, 36 diamanti. Sì, piccone, sì, ti riparerò tutto, piccone. Ovviamente si torna sparati alla base perché... Non intendo morire. Ah sì, facciamoci anche uno di questi. E facciamo subito. Ok, eccoci qua. Meno male, va. Ah, ah, ah. 36 fottutissimi diamanti. Altro 8 oro, altro 32 di ferro. Qui ce l'avamo il ferro a cuocere, 26. Il carbone ce l'abbiamo infinito. Quindi prendiamo questi e poi andiamo a posare il legno, non ci serve un cazzo, questa non ci serve un cazzo, questa non ci serve un cazzo, andiamo a prendere tutta la cobblestone che c'entra. E niente ragazzi, mo vado su, poso tutto, quindi la bellezza di 36 diamanti, perfetto, possiamo riparare tutti i nostri utensili incantatis, abbiamo anche dei lapis per incantare, ne abbiamo due stack da 64 quasi, abbiamo 25 livelli, abbiamo pure 7-8 livelli. Quindi poi il mob spawn saremo al 30 e incantiamo altra roba, facciamo le cose super potenti. Quindi dale che è tutto, lasciate almeno 300 like su questo episodio perché abbiamo trovato la bellezza di, vediamo ancora, 36 diamanti in un episodio. C'avevo il coso Fortuna 3, però ci sta. Il banco di diamanti che ho trovato mi ha lasciato basito, non l'avevo mai trovato. Quindi niente ragazzi, iscrivetevi al canale se l'avete fatto, dale che è tutto, ci vediamo al prossimo episodio, un saluto.